Sappiamo che è molto difficile perdonare e tante volte le famiglie si sfasciano appunto perché manca il perdono. Cosa mi sa dire al riguardo? Il perdono è una cosa molto molto difficile, dobbiamo ammetterlo, perché tutti noi abbiamo il nostro amor proprio, quindi non vogliamo essere guardati male da nessuno, vogliamo avere sempre ragione, vogliamo. È facile se qualcuno ci pesta i piedi, mettersi, come si dice, legarselo al dito. E non dimenticarlo mai. Perdonare è difficile. E cosa dobbiamo fare? Io dico, le parole muovono, gli esempi trascinano. Forse è meglio portare qualche esempio. Il primo esempio ce lo dà Gesù. Gesù che viene sulla terra per salvare tutti. L'uomo cosa riconserva? La croce. Intanto che piantavano i chiodi, cosa dice Gesù? Dice: Padre, perdona loro, non sanno quello che fanno. In realtà non sapevano davvero cosa facevano. Però cioè, lui poteva anche non lasciarsi inchiodare, perché lui era Dio, lo poteva fare. Ma sappiamo che l'ha fatto per salvare noi. Quindi dice, Padre, perdona, di fronte alla gente che lo inchioda. Noi se ci pensiamo un pochino, non lo so cosa vuol dire mettere dei chiodi nelle mani e nei piedi. E lui dice, Padre, perdona, non sanno quello che fanno, perché qua anche noi, quando facciamo del male, penso che non sappiamo neanche cosa facciamo, non sappiamo il dolore che provochiamo all'altro, così a volte con leggerezza si offendono le persone. Invece dobbiamo stare attenti a controllare la nostra lingua. Quindi questo è un esempio meraviglioso. Poi Gesù, già quando è proprio sulla croce, il buon ladrone, ne abbiamo combinate certo tante per essere messo in croce, dice: Gesù, ricordati di me quando sarai in paradiso. Non chiede di essere portato in paradiso perché sapeva di avere combinato tante cose. Dice, ma ricordati di me perché ha visto che ero un uomo buono, che non doveva stare lì. Allora se tu andrai in paradiso, almeno abbi un ricordo di me. Ma Gesù dice, oggi sarai con me in paradiso, oggi. Non ha detto la fine del mondo, devi scontare chissà che cosa. Oggi sarai con me in paradiso. Qualcuno dice, questo buon ladrone ha rubato prima e ha rubato anche il paradiso. E in realtà cioè, Gesù lo perdona, perché Gesù, il cuore di Gesù è infinito, non possiamo dire solo è grande, è infinito, è pieno di amore per le sue creature. E una mamma per la sua creatura penso che si farebbe pure uccidere, se veramente è una mamma. Come del resto fanno anche gli animali. E se io vado vicino a un gattino, vicino a una gatta di 6 gattini e cerco di rubargliene una, quella gatta mi mangia. Cioè, qualsiasi mamma difende la sua creatura. Quindi immaginiamoci Gesù. Quindi Gesù porta. Dice, oggi sarai con me in paradiso. Questo è un esempio per dire, perché nessuno può dire, ma me l'ha fatta troppo grossa, ma come si fa di qua di là? Beh, più grossa nessuno ti ha messo ancora i chiodi nelle mani, nei piedi. Quindi più di Gesù non trovi un esempio migliore.